98 reperti archeologici di epoca romana risalenti al III e II secolo a.C. sono stati trovati dai militari della Guardia di Finanza di Rio di Gargano in un terreno nelle campagne di Ischitella. I reperti erano già pronti per essere trafugati e dunque immessi nel mercato illegale. Nel particolare, tra i resti sono state recuperate 24 monete in argento e in bronzo, 7 pezzi di vasellame interi ricostruibili, un pendaglio in bronzo, 7 chiodi in ferro, una spada di ferro e 3 frammenti, una fibula d'arco in ferro, un lisciatoio per macina e 56 frammenti di vario vasellame. La zona interessata è stata sequestrata ed è costantemente monitorata dalle fiamme gialle anche per arginare i tentativi di ulteriori scavi clandestini. Il materiale portato alla luce sarà consegnato ora alla Soprintendenza ai beni archeologici della Puglia che provvederà alla catalogazione di tutti i reperti